Lo spettacolo che avete veduto si potrebbe anche intitolare L'educazione sentimentale di un personaggio del Medioevo. Ora vi racconterò la mia, che è avvenuta negli anni 50, alla metà di questo secolo, quando tingersi i capelli biondi, parlare al femminile, inseguire i marinai era ritenuto altamente riprovevole. Arbasino ha fatto una filastrocca musicata dal maestro Carpi, seguendo la flotta. Ossigenarsi a Taranto è stato il primo errore, l'ho fatto per amore di un incrociatore, ma sono finita su un rimorchiatore. Andare a bordo ad Augusta è stato un altro sbaglio, io che non sono robusta, mi ha vista l'ammiraglio, ha preso la frusta, m'ha fatto anche un taglio. Speravo tanto alla Spezia poter dormire in caserma, invece per un'inezia la Trus mi vien giù dai calzoni, in faccia ai piantoni, quindi niente in terra ferma. Nemmeno a Livorno è stato un buon soggiorno, da prima erano tutti l'intorno, buongiorno, 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 ma quando mi han vista in divisa mi hanno messa sul treno per Pisa. Che brutto, ho provato di tutto, la lega navale, la corte marziale, la nave ospedale, il porto canale, il caccia maestrale, ma senza frutto. Poi siccome facevo la iena, durante la libera uscita mi han sbattuta in quarantena e mi trovo alla Maddalena.